Buongiorno da Gilda TV. Il tormentone delle ferie dei precari sembra non finire mai. Da Bari, Lale Elefante, coordinatrice provinciale della Gilda degli Insegnanti. Professoressa, cosa sta succedendo nella sua provincia? Molti dirigenti scolastici della nostra provincia hanno manifestato l'intenzione di mettere in ferie d'ufficio alla fine di giugno i supplenti annuali, ma in un grosso istituto di Bari i colleghi precari hanno addirittura ricevuto un telegramma con il quale la dirigente li informa di aver proceduto a collocarli in ferie d'ufficio già a partire dal giorno 6 di giugno, ossia in un periodo in cui sono ancora in corso le lezioni. In questo modo, quindi, è stato impedito ai colleghi precari di procedere in maniera compiuta agli adempimenti di fine anno ed è stato anche leso il diritto allo studio dei loro alunni. E non basta, la dirigente ha anche disposto di smistare questi alunni in altre classi, violando così la normativa vigente in materia di sicurezza. Professoressa, ma la Gilda degli Insegnanti cosa intende fare? La Gilda di Bari ovviamente non rimarrà a guardare. Stiamo infatti già predisponendo un'azione legale a difesa dei diritti dei nostri colleghi precari. Un saluto da Bari. Grazie professoressa. Intanto il 12 giugno i sindacati e il ministero si incontrano per chiarire questo problema delle ferie dei precari. Un saluto da Gilda TV, a presto.